Certo che l'appello del Draghi ci lascia qualche dubbio, perché il Draghi ha detto: se non ti vaccini, ti ammali, contagi gli altri e muori. Allora, a questo punto, in tutta serietà, oggi, 19 aprile 2022, Barone Vassallo, buonasera a tutti. Barone Vassallo, a questo punto, fa le condoglianze alla famiglia Draghi, perché probabilmente il signor Draghi ha dato dei consigli da buon padre di famiglia, però a questo punto lui, non lo so, forse gli avranno fatto delle sacri rimedi fallati, o forse avrà trovato un medico Novax che ha finto di fargli il sacro rimedio e non gliel'ha fatto. A questo punto, veramente, con il dispiacere nel cuore, dobbiamo fare le condoglianze alla famiglia Draghi, perché a questo punto il signore in questione morirà lui e farà morire tutta la famiglia. Così ha detto lui, poi noi riportiamo soltanto le sue parole, e vista la gravità della situazione che ha preso lui, il sacro raffreddore, dobbiamo fare, non ci resta che fare le condoglianze alla famiglia e a chi della famiglia rimarrà in vita. Bene, chiusi i preamboli, andiamo a vedere un attimo un articolo molto interessante di oggi. Allora, l'AIFA rende nota qualcosa. Secondo l'AIFA, il sacro rimedio fa un caso meno, però all'incirca 0,98, quindi periodico, quindi ci siamo, un caso di reazioni avverse ogni 1000 dosi. Quindi ogni 10.000 10 persone hanno reazioni avverse, ogni 100.000 100 persone hanno reazioni avverse, ogni milione 1000 persone hanno reazioni avverse. Considerando 60 milioni di dosi, 130 milioni di dosi che hanno fatto, abbiamo 13.000 errotte persone che hanno reazioni avverse, non si capisce se gravi o leggere. Nell'82% dei casi si è trattato di reazioni non gravi, come dolore in sede di iniezione. Con la terza dose, invece, meno segnalazioni. Meno segnalazioni, lo so io perché. Lo so io perché. Allora, in Italia tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2022 sono state 134.361 le segnalazioni di sospetta reazione avversa al sacro rimedio, su un totale di 135.849.988 dosi. Poi questi numeri, io poi sarà che quando vedo i numeri troppo esatti, troppo precisi, somministrati pare un tasso di segnalazione di 99 ogni 100.000 dosi, di cui l'82,1 riferita a eventi non gravi come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia, stanchezza, dolori muscolari. E quanto emerge dall'11° rapporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, sulla sorveglianza dei sacri rimedi per il sacro raffreddore, relativi alle segnalazioni registrate dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza per i 5 sacri rimedi in uso nella campagna dei sacri, delle sacre benedizioni. I tassi di segnalazione relativi alla seconda dose, si sottolinea nel rapporto, sono inferiori a quelli relativi alla prima, e ancora più bassi per la terza dose. La popolazione esposta alla quarta dose è ancora limitata. Le segnalazioni gravi corrispondono al 17,8,
con un tasso di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, come riportato nei precedenti rapporti. Indipendentemente dal sacro rimedio, dalla dose e dalla tipologia d'evento, la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi nella stessa giornata della sacra benedizione o il giorno successivo, più raramente nelle 48 ore, ma sì, chissà perché. Comirnaty Pfizer è il sacro rimedio attualmente più utilizzato nella campagna dei sacri rimedi italiani, seguito da Spikevax Moderna. Il vaccino Janssen della Johnson & Johnson, questo è più per i più fighetti questo. Il Nuvaxodid della Novavax, questo è vero, questo è proprio ultramoderno, proprio come quando uno dice ho comprato l'ultima Mercedes con elaborazione MG e tutto. Ricalca la distribuzione delle segnalazioni per tipologia di sacri rimedi, ricalca quella evidenziata nei precedenti rapporti, quindi 66,5, Vaxzevria 17,7, Spikevax 14,5 e via discorrendo. Per tutti i sacri rimedi, conclude l'AIFA, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari, articolari, brividi, disturbi gastrointestinali, reazioni vegetative, stanchezza locale o dolore in sede di iniezione. Tutte cosine piccoline alla fine. Ma però, caso strano, anche ad Aosta oggi si parla di questo. L'allarme dei sanitari: continuano ad arrivare giovani con seri problemi cardiaci. Ma sì, ma sono cose minime, sono cose che neanche si sanno, neanche si vengono a calcolare, via. Certo, ci dispiace per questo nostro presidente che aveva detto che grazie al sacro rimedio ci sarebbero stati ambienti sicuri, ambienti in cui le persone avevano la sicurezza di non contagiarsi e di essere in ambienti sani. E allora la domanda che a noi ci viene spontanea è: ma non è che lì in Parlamento qualche di questi medicacci Novax ha finto di fargli il sacro rimedio e invece adesso paga le conseguenze di questa scelta scellerata? Questi Novax sono ovunque, sono terribili, occupavano le terapie intensive, occupavano i posti, hanno bloccato l'economia, hanno fatto, questi sono dappertutto, è lì il problema fondamentale. E adesso, come ha detto lui, non ti fa il sacro rimedio, ti ammali, contagi e muori. Quindi adesso rimarremo senza presidente del Consiglio. Questo paese è veramente sfortunato, veramente. In un momento così delicato, un presidente del Consiglio così grande era veramente importante. Dovremmo tirare i remi in barca e rimboccarci le maniche a trovare un altro presidente a questo punto. È veramente una giornata triste. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.